Sì, noi abbiamo questa fortuna perché la gara è la 54esima edizione e ci siamo dati da fare, abbiamo avuto questo onore dall'USEI a poter portarla avanti e speriamo di poterla portare avanti ancora qualche anno a questi livelli. Una grande partecipazione, tantissime le nazioni presenti, quindi c'è anche un livello altissimo di competizione. Sì, certamente, noi abbiamo le prime 25 squadre in classifica di Coppa delle Nazioni dell'USEI e davvero c'è il meglio che c'è attualmente al mondo, possiamo dire. A parte gli australiani, gli americani, i canadesi che non hanno in programma a venire in Europa prima di luglio, il resto è tutto qua. Attraversiamo tutta l'Istria e quindi è anche una promozione per questa bellissima regione. Certo, la regione istriana cerca di promuovere il loro ambiente, la loro terra anche con queste manifestazioni, perché sappiamo che qui ci guarda il mondo. Mario Sterpin, più croato o più italiano? No, beh, io sono di nazionalità italiana, però sono istriano. Per me l'Istria è l'Istria, è la mia terra e ci sto bene qui.
sì, è una tappa molto dura, molto impegnativa, con tanta pioggia, in discesa era molto difficile scendere perché si scivolava. Poi, che dire, nell'ultima salita mi sono messo nei primi per stare davanti e poi gli ultimi 150 metri dove mi sono mancate le gambe, ma sono contento lo stesso di quello che ho fatto.